Non è facile parlare perché dopo aver ascoltato tante esperienze mi viene proprio istintivo da dire che chiunque tra noi prenderà il compito di avere questo testimone rappresenterà comunque le istanze che stiamo in qualche modo presentando e le attenzioni e le sensibilità che ciascuno di noi sta portando in maniera così ricca e così, diciamo così, importante, nel senso di rilevante. Io faccio sempre fatica a presentarmi, perché di solito lascio spazio a quello di cui mi occupo e quindi adesso dovrò fare uno sforzo particolare e me lo sono scritto, anche se in maniera molto confusa. Ho 50 anni e sono un'insegnante nella scuola pubblica e tutto ciò che faccio lo faccio nella mia area di impegno, quindi non lo faccio per lavoro, ma lo faccio proprio perché ritengo che la persona sia completa nel suo aspetto lavorativo, nel suo impegno, diciamo così, extra, certo cercando di coniugare e non avere, insomma, delle dissociazioni personali, anche se in questo momento la scuola pubblica vive un momento dove è difficile includere dei percorsi, diciamo così, di riflessione che siano di medio e lungo periodo, ma cerca di governare l'emergenza. E sono impegnata in banca etica dal 2003, sono socia e sono cliente, e nelle Marche non c'era praticamente niente quando ho cominciato a lavorare e seguire il progetto. Sono stata coordinatrice del GIT delle Marche che da 2 anni si è diviso e è riuscita a realizzare un GIT Marche Nord e un GIT Marche Sud. Sono valutatrice sociale e sono stata nel Comitato dei Provvivibili da 2007 al 2010 come membro effettivo. E il resto della mia storia in qualche modo è nelle reti territoriali. Che cosa vuol dire? Mi occupo di economia solidale e abito tutte quelle forme di altra economia che molto spesso vengono definite in vari modi, ma che differiscono nella pratica, ma che hanno a cuore un modello di economia che è al servizio delle persone, quindi un'economia delle relazioni. E ho sempre visto nel Comitato Etico di Banca Etica un soggetto invece estremamente rilevante, seppur il rapporto fisico con i soci non è mai stato magari frequentato, però lo spessore e in qualche modo le suggestioni che il Comitato ha sempre portato è stato fonte di riflessioni per moltissime realtà, anche se questo dal di dentro magari il Comitato non lo percepisce, sia all'interno della banca che all'esterno. E molto spesso è stato anche un grande indicatore per evitare che tutte queste realtà, che sono realtà di rete, quindi estremamente eterogenee tra di loro, potessero invece che fare, quindi disperdersi, no? nel disperdere appunto energie e risorse, coagularsi per un agire, perché il Comitato ha saputo in tal casi e anche in modo assolutamente importante trovare le parole e trovare le connessioni tra tutte queste forme di altre economie che sono partite appunto come soggetti pionieri. Solo che i soggetti pionieri hanno una duplice responsabilità, hanno la responsabilità di spostare la frontiera, perché per definirsi pioniere nel tempo bisogna avere appunto la capacità di leggere e spostare questa frontiera sempre altrove. E soprattutto spostando questa frontiera saper trovare il linguaggio per avvicinarsi a chi queste nuove frontiere le conosce da tempo e quindi saper individuare quelli che sono i nuovi alleati, e questo non è facile perché una realtà che ha ottenuto dei buoni risultati come la banca potrebbe avere la tentazione, no, di ritirarsi, no, nel consolidato. Invece noi siamo persone che compongono invece tutta quella fetta di interesse che ha a cuore anche i processi, per cui il risultato non basta mai, perché il processo, quindi il percorso che si fa insieme, è quello che garantisce trasparenza, coerenza, condivisione, partecipazione, quindi ti consente di avere le basi per poi poter andare avanti. Quindi i risultati di questi 15 anni sono assolutamente apprezzabilissimi, però è proprio adesso che forse nasce questa responsabilità molto grande anche nei confronti di tutte quelle comunità che si avvicinano adesso a riflettere su questioni che invece in qualche modo la banca e i propri soci chiaramente ha affrontato fin da tempo.
cosa posso fare? Io chiaramente ho delle relazioni con tantissime appunto, esperienze che sono esperienze territoriali, e i gruppi d'acquisto, le imprese tipicamente orientate, e in qualche modo tutta quella frastagliata, no? Frastagliata insieme di movimenti che in qualche modo hanno bisogno anche di essere connessi tra di loro, quindi questa è la sfida e credo che Banca Etica possa essere un soggetto assolutamente importante per procedere a questa sinergia, no? Tra tutte queste realtà, perché ho sempre creduto che la soluzione a un grande problema sia nel pezzetto che ciascuna esperienza possa offrire, no? E la confezione collettiva che sapremo in qualche modo leggere nelle esperienze reciproche. Avevo tantissime altre cose da dire e da raccontare, però l'unica rilevante, poi termino. Recentemente sono parte di un percorso che a me piace molto, che è promosso dal Consiglio d'Europa, la Commissione sulla coesione sociale, che sta sperimentando forme partecipative nell'economia. E questo è un ponte che non avevo mai sperimentato, che credo possa essere interessante a tante realtà. Sono a disposizione. Grazie. Grazie molte, Katia. A questo punto...